Due vetture, due generi diversi, però sono vetture che comunque sono amate sia dai giovani che un po' meno giovani. Volkswagen Golf 8R e di là abbiamo un BMW 440 diesel, quindi benzina contro diesel. E date alla mano se la dovrebbero giocare, quindi proveremo accelerazioni, riprese e prove di frenata. La regina tra tutte le Golf, perché parliamo di una Golf da 320 cavalli, 420 Nm e come abbiamo detto trazione integrale. E tu, buon Matteo? Come stai? E buongiorno. E che macchina è quella lì? Secondo me il proprietario non è uno che ne capisce molto. Ciao Fede, ciao a tutti. Oggi sono qua con la mia macchina. È l'M440D della BMW serie 4, biturbo diesel con 350 cavalli e 720 Nm di coppia. 4x4, bella pesante, però ti dico che questo motore qua fa veramente paura. Dati forniti dalla casa, quindi non so se siano veri oppure no, questa Golf dovrebbe fare 4.7 a 0 a 100, 250 km/h autolimitata, però questa ha il pacchetto performance, quindi è autolimitata 270 km/h. La mia ha dati pressoché identici, sempre 4.7, 250 km/h autolimitati, però io sulla Golf ho sentito grandi cose rispetto alla sorella identica S3. Quindi oggi ti vedo messo bene. Quindi hai comprato la macchina sbagliata? No, perché io viaggio tanto e ho bisogno della macchina diesel ma veloce. Quindi direi, cominciamo con i 400 metri per questa nuova puntata di Time to Drag. Non vedo l'ora, partiamo subito, dai. Io direi, questa volta usiamo sempre Launch Control, così non ci sbagliamo. Tanto il proprietario sei tu e l'altro proprietario è... Ciao Ste! Pronti ragazzi? Partiamo subito. Credo in te. Credo in te. No! Vai. No, sono partito male! Sono partito! Non riesci a prenderci! Golfisti, perdonatemi. Mea colpa. Colpa mia perché hai esitato. Non so per quale motivo, mi assumo la responsabilità. Lo sai che andavano veramente simili tra di loro? Sì, ti ho visto che eri lì fermo, quindi sull'800 metri mi prendi di sicuro, perché benzina comunque non c'è niente a fare. Rivincita. Va bene. Senti com'è bella diretta. Ma che bella. Allora, sound non è esagerato, sinceramente, però... 3, 2, 1... Ok, adesso è partita bene, va bene. La coppia! Scappata, la riprendiamo. Dai! Sai che non sono partito male, ma di coppia sei proprio scappato via. Poi ti ho ripreso, piano, ti ho ripreso. Sì, stavolta siamo partiti contemporaneamente, questa qua fa paura, poi... Stavi arrivando. Gli 800 metri non c'è niente da fare, ma come giusto che sia, eh. Anzi, mi sono stupito di come vada la mia, sinceramente. Metti già le mani avanti? Ciao, Boste! Oh, buonasera a tutti! Allora, perché hai comprato questa vettura? Ma semplicemente perché volevo una macchina comoda, carina e divertente, niente di più. Non va male? No, non va male. Però originale non si può tenere? No, assolutamente. Non diciamo niente. Non spoileriamo niente, dai. 800 metri, launch control, qua se non scappi via... Bisogna buttarla via quella macchina lì, 3, 2... Ok, partiti uguali, va via di coppia. Vediamo se lo riprendiamo. Dai. Eccolo qui. Avrei vinto anche sui 400. Comunque. Yeah, baby! Diciamo che non la credevo così combattuta questa drag race. Guarda, devo veramente spezzare una lancia a favore della mia macchina, perché non avrei mai pensato una cosa del genere. Fateci sapere se volete essere anche voi partecipanti di questo format Time to Drag, nel caso scrivetemi su Instagram. Cosa ne dici se facciamo vedere a tutti quelli che guardano i video quanta differenza fa il peso su una macchina? Cosa carico? Un sacco di patate? Abbiamo qua degli omoni, caricatene su almeno 3 e vediamo. Scusate! Mi piace improvvisare così. Dai! Con Salvo. Ciao, Andy, Giovanni. Ecco Fede, adesso le nostre macchine pesano quasi uguale. Quanto pesate? Io 73. 78. 66. 79. Tutti sfruttano il proprietario. 3, 2, 1.
capito? Cioè, avete capito? Ecco, finalmente abbiamo dimostrato la differenza di peso. Ma sai che è così pesante? Ho proprio fatto fatica a partire. Sì, sì. Grazie, gentilissimi. Alla prossima. Grazie. Ciao, grazie. Ciao, 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 grazie. Ciao. Ciao. Mi sono svuotato. Ecco, adesso sei tornato in vantaggio. Io direi riprese, quindi 80-90 all'ora, come al solito. Seconda marcia e giù tutto. Pronti? 3, 2, 1, via! È partito prima! Bello, è rubato. Ma che cazzo ho rubato? Il diesel che ha più spunto. Ci sono tanti testimoni. No, stavolta non hai passeggeri. Vabbè, te la lascio vincere. Proviamo la frenata, dai. Va bene, pronti con la frenata. Scaldo un po'. Che bel dinamismo che c'è quella Golf. Allora, come al solito, giù tutto il freno. Io qua ho l'impianto, vai, quello grosso. Performance. 3, 2, 1, via! Quanto pesa la tua? Quasi 1.900. La mia un po' meno. Pensa che non ci sono neanche i freni originali. Frenata direi niente male questa vettura. Anche per il resto direi che sono molto soddisfatto di questa Golf 8R. Gran bella macchina, veramente. A me la Golf è sempre piaciuta e quella lì è una spanna sopra l'S3 nuova. Aia, dichiarazioni forti. Quindi fateci sapere voi che macchina vorreste nella prossima puntata e mi raccomando seguitemi su Instagram. Ciao Matteo, grazie. Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao.